Come si divertisce? Non è che dice la gente, io sono quello che lo difende, dice non è vero. Allora siamo alla quarta e ultima serata romana di 8x8. Siamo in compagnia oggi con la casa editrice H, una casa editrice a cui sono molto legato sia per un affetto letterario nei confronti dei libri che pubblica, sia per un affetto umano nei confronti dell'editore e di tutta la redazione. Io farei un giro con le persone che mi hanno parlato per dare un incoraggiamento ai giovani. Ecco, cosa vorreste trovare, lo dico agli editori e alla redazione e al critico, nelle nuove scritture? Avete trovato qualcosa senza svelare nulla negli 8 racconti di oggi? Parto da Stefano. Sì, buonasera. I racconti che verranno letti ad alta voce questa sera io li ho già letti, come avrebbero potuto fare molti di voi, non so chi lo ha fatto, e mi aspetto alcune cose perché le ho viste, non anticipo nulla, però mi aspetto alcune cose perché le ho viste e mi aspetto alcune cose perché, come si direbbe in un film di fantascienza, le ho viste accadere altre volte. Io sono, credo di avere partecipato a tutte le edizioni di 8x8, quindi nel mio piccolo mi considero una specie di mascotte, sono molto affezionato a questi incontri. La partecipazione alla fine ha fatto emergere sempre dei valori interessanti, e tra l'altro, come dire, il valore ulteriore della manifestazione è certificato dall'incontro di chiusura che credo si terrà a Torino anche quest'anno, cioè in occasione di quella che è obiettivamente e indubitabilmente il più importante appuntamento editoriale dell'anno in Italia. Ci ho detto, appunto, no, mi aspetto delle cose, vedremo, poi parleremo cosa. Ok, direi di sorteggiare il primo concorrente. Prego. Sì. Marta Paris d'Incendio. Marta Paris, autrice del racconto L'Incendio, tu sei stata la prima a leggere questa sera. Allora, come è andato? Un tuo giudizio sulla serata? Ah, sulla serata è positivo. Perché, vabbè, innanzitutto è stato bellissimo anche il solo fatto di essere selezionata per un evento del genere. Ho cercato su internet un concorso letterario che fosse gratuito, che permettesse un diretto contatto autore, editore, non capita così spesso, e quindi è stato, ovviamente sono stata estratta per prima, quindi ho avuto l'impatto, è stato feroce quasi. Sono stata molto emozionata e quindi la lettura non credo sia andata troppo bene, però in generale anche i consigli che mi hanno dato penso che potrebbero portarmi a migliorare. Sì, perfetto. Ecco, appunto, l'impatto con la giuria? Sì, ti dico, allora, nel complesso il bilancio è stato abbastanza positivo, quindi no, per lì sono stata contenta. Su qualcosa che mi hanno, su qualche appunto mi hanno fatto sono stata d'accordo, su qualcun altro in parte, diciamo, però nel complesso ti ripeto che il bilancio è positivo, ecco, sono contenta. Allora, Francesco Salvi-Zanarini, allora, come è andata per te questo quarto appuntamento dei 8x8? Allora, per quanto mi riguarda non è andata benissimo perché la giuria è stata abbastanza severa con il mio racconto. In generale i commenti della giuria, almeno quella di qualità, mi sono sembrati, diciamo, almeno nella maggior parte dei casi diversi da quelli che avrei dato io. Spesso anche diciamo, si sono soffermati su dei particolari che in realtà, secondo me, nei racconti o a chi ne ascolta il racconto non sono fondamentali, e in altri casi non hanno citato, per esempio nel mio, ma forse non avevo reso bene io l'argomento che volevo vedere, non si sono assolutamente soffermati su un fatto molto importante all'interno del racconto, che era il rapporto tra il padre e il personaggio principale del racconto. Quindi, diciamo, però complessivamente è un giudizio positivo, nel senso che comunque ogni cosa che viene detta, suggerita, sia dalla giuria o comunque che nasce all'interno del dibattito, è sempre uno spunto positivo per poi
andare avanti per chi vuole fare queste cose, per chi vuole scrivere. Io in particolare ho un libro che sto pubblicando per una casa editrice, il libro si chiama Le Vite Sghembe, la casa editrice è le Edizioni Ensemble, e quindi magari anche questi consigli e gli spunti che mi sono stati dati penserò di, diciamo, metterli in pratica o nella revisione finale, nella correzione finale delle bozze, o comunque nel prossimo libro, se, come spero, lo Mauro Vanetti, autore del racconto La Metamorfosi. Allora, com'è andata questa serata, appunto, di 8 per 8? Ma mi è piaciuto molto, è stata interessante. Vabbè, io non sono del ramo, diciamo, nel senso che stasera quasi tutti hanno già pubblicato, hanno fatto corsi, io lo faccio un po' per divertimento. Appunto, come ho raccontato, sto facendo questo esperimento di scriverne uno al mese per tutto il 2012, e finora comunque mi sono divertito e tutto sommato è andato abbastanza bene. Naturalmente, appunto, sono qua per imparare, quindi la cosa da questo punto di vista è molto, molto utile, perché la giuria tecnica dà dei consigli, diciamo, un po' da stronzi, però lo fanno in maniera efficace, perché ti spiegano cosa c'è che va e soprattutto cosa c'è che non va. Può piacere, può non piacere come stile, però io credo che si impari molto, quindi da questo punto di vista è stata un'esperienza molto, molto interessante. Ok, tu hai detto, appunto, che stai, diciamo, iniziando come scrittore, comunque, no? Sei nuovo, stavi dicendo, ecco, più o meno. E avevi mai letto in pubblico prima d'oggi? No, non l'avevo mai letto in pubblico prima. Mi capita spesso di parlare in pubblico per motivi diversi, però appunto la parola scrittore forse mi fa un po' impressione. Ecco, diciamo che sto provando a scrivere delle cose, vediamo che cosa succede. Mi interessa e mi piace, mi mancano sicuramente, diciamo, le basi tecniche per farlo con più consapevolezza, però tutto sommato anche uno che dava sempre 5 dei giurati tecnici, con me un 6 sono riuscito a strapparlo, poi quindi la soddisfazione c'è. Valeria Raimondi, autrice di Mario Biondi. Allora, com'è andata questa serata, questo quarto appuntamento di 8 per 8? Per quanto mi riguarda è un po' stancante, perché ho aspettato fino alla fine, però sempre interessante, ho partecipato anche ai precedenti, quindi insomma devo dire sempre il livello è sempre alto, il livello delle critiche è alto, è molto tecnico, insomma fa piacere anche sentirsi criticare da questo punto di vista, insomma. Ecco, di te è stato molto apprezzato anche il modo in cui hai letto il tuo racconto. Avevi mai letto in pubblico precedentemente? No, cose che ho scritto io no, però ho dei precedenti di recitazione, corsi, quindi sicuramente ero partita un po' avvantaggiata sulla lettura. Il più votato dalla giuria di qualità come media era Cecilia Ghidotti, che aveva una media del 7,20, e la media più alta, i voti più alti della giuria popolare invece evidentemente ce l'ha avuti Laura Tullio con 38. Componendo queste due votazioni abbiamo il terzo posto di Cecilia Ghidotti. Cecilia Ghidotti, allora, terza classificata a questo quarto appuntamento di 8 per 8, com'è andata? Sei soddisfatta? È stata un'esperienza sicuramente interessante e molto ricca anche per la generosità con cui gli addetti ai lavori hanno letto, discusso, dibattuto dei nostri racconti, per cui comunque si torna a casa con una serie di questioni problematiche rispetto alla propria attività di scrittori su cui riflettere, diciamo, da domani mattina o da dopodomani. Tipo? Tipo i vari appunti che sono stati fatti sullo stile, sui limiti della nostra scrittura, sulle questioni più acerbe e più aperte dei nostri racconti su cui è il caso di continuare a lavorare. Poi personalmente ho trovato un confronto proficuo sulla giuria, cioè mi sembra che il racconto che ho portato sia stato capito dalla maggior parte e i punti critici che sono stati sottolineati in effetti meritano un maggior approfondimento, una maggiore attenzione. Il secondo posto c'è Giuseppe Bisceglia. Giuseppe Bisceglia, allora, autore di L'acqua nelle orecchie, come è andata questa serata? Ti sei classificato secondo, sei soddisfatto?
Sì, molto, la serata è andata bene, le critiche sono sempre ben accette, cioè sia positive che negative fanno bene, quindi positiva, serata bella, anche gli altri partecipanti, gli altri racconti, no, mi sono piaciuti molto ed è una bella occasione per esprimersi anche. Ecco, appunto, tu vieni dal mondo del giornalismo fondamentalmente, no? Quanto incide nella vita poi dello scrittore? Ma tanto, nel senso che è una buona palestra, secondo me è ottima, inizia a capire quanto puoi dire in uno spazio, che è la prima regola, come gestire le informazioni che hai, è sicuramente un altro mondo rispetto alla narrativa, però poi sta a te capire la differenza, è un'ottima palestra secondo me. La giuria di questa sera? La giuria... Beh, non c'è stato qualcuno che passava da dietro dicendo sembra X Factor. No, ma una giuria severa ma comunque coerente. Oddio. No, coerente, sì. Cioè nel senso che comunque dava bastonate e dava a tutti e quindi... No, ma fanno bene, fanno bene. Determinante la giuria popolare perché vince Laura Tullio. Laura Tullio, autrice del racconto Rumori nella pancia, vincitrice della quarta serata di 8 per 8. Allora, sei soddisfatta? Com'è andata? Sì, sono molto soddisfatta, sono anche emozionata in questo momento perché non sono tanto abituata a vincere. È parecchio che cerco di scrivere, che correggo, aggiusto, rifaccio, rivedo, quindi è un cammino che viene da lontano, perciò io lo prendo come un segno positivo e in questo tipo di cose non sono tantissimi segni positivi e non è facile perché comunque ti muovi sempre molto da solo, non hai un interlocutore fino a quando non sei un autore pubblicato, quindi per me il fatto che qualcuno ti possa dare un giudizio, magari anche negativo, però che sia un confronto con qualcuno che fa questo di mestiere, che è abituato a leggere, perché poi questo è alla fine, no? Cioè abituato a leggere con un occhio un pochino più allenato, più pratico. Questo è fondamentale per chiunque voglia fare questa cosa, perché è molto difficile, non è sempre facile capire quando stai magari sbagliando strada o quando stai perdendo la tua voce o come trovarla la tua voce, perché non è semplice. Quindi l'idea che dopo questa serata io possa avere qualcuno che mi possa seguire, anche magari che potrà mettere in evidenza le cose negative e quanto lavoro ci sarà ancora da fare, però per me questo è una grossa cosa. In più trovo, adesso questa non è piaggeria, cioè io sono contentissima che esista questa cosa, perché la mia sensazione, poi magari è parziale, non è detto che sia giusta, è che comunque i racconti sono particolarmente faticosi nell'ambito della scrittura e quindi trovare una situazione come questa in cui le persone possono venire semplicemente a sentire e avvicinarsi a questa forma narrativa che non è facile né da scrivere né da leggere e tantomeno da pubblicare, probabilmente è una buona cosa e quindi è un'iniziativa a cui sono contentissima di aver preso parte. È sempre piacevole conoscere altre persone che fanno questo, che magari stanno anche a livelli diversi rispetto a te, qualcuno ha già pubblicato e quindi è prezioso e soprattutto l'idea di poter veramente lavorare magari in meno tempo, cioè poco tempo, lavorandoci bene ti può portare molto più avanti del tempo invece che ci metteresti probabilmente da solo a risolvere quel problema che ha la tua scrittura. Complimenti a tutti, complimenti a tutti i ragazzi, complimenti al pubblico, un ringraziamento alle Mura che ci ha ospitato per quattro serate, un ringraziamento a Ghigliottina, alle Flaner e Via dei Serpenti. E ci rivediamo l'anno prossimo, a meno che non ci vogliate seguire il 29 aprile a Milano o a Torino il 14 maggio per la finalissima. Grazie a tutti e buonasera.